Sono crollo colposo e omicidio colposo contro ignoti, le ipotesi di reato sulle quali si orienta al momento il lavoro degli inquirenti che indagano sul crollo del ballatoio della Villa Celeste di Scampia. Una tragedia che ieri sera, poco prima delle 23, ha provocato il decesso di due persone, Roberto Abruzzo, morto sul colpo, e Margherita Della Ragione. Il suo cuore si è fermato nella notte in seguito ai gravi traumi riportati. Restano gravissime le condizioni di due dei sette bambini ricoverati nel polo pediatrico del Santo Bono. Solo uno dei 13 feriti, lo ha annunciato il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, è stato dimesso. Cosa abbia provocato il crollo del primo ballatoio, che poi con un effetto a cascata ha trascinato al suolo quelli sottostanti, è ancora da chiarire. Tutto è successo in una manciata di secondi. Un boato spaventoso, poi una nube di polvere, l'ammasso di calcinacci e la Vela Celeste, per la quale sono in corso i lavori di riqualificazione, sventrata. I soccorsi sono arrivati dopo 20 minuti, dopo più o meno 20 minuti massimo, sì, 20 minuti. Sono 800 circa le persone residenti nella Vela, evacuate in attesa delle verifiche di stabilità dell'edificio, per le quali si cercano soluzioni alternative. Hanno trascorso la giornata sotto i tendoni della Protezione Civile. Nel caso in cui non ci sarà un rientro da parte di tutti, Protezione Civile regionale, Comune di Napoli, che ha già individuato delle strutture alloggiative alternative, stiamo già predisponendo tutto ciò che è necessario per l'eventuale alloggio di queste persone. Tra la gente della Villa Celeste di Scampia, intanto, crescono malcontento e rabbia. La vicina sede dell'Ateneo Federico II è stata occupata per qualche ora. Forte la paura di giorni senza casa e senza futuro. Sono scudate in casa. È troppo tardi. Bandiere a mezz'asta nella sede del Comune di Napoli e per il giorno dei funerali delle vittime è stato proclamato il lutto cittadino.